Eder. Mech. Pallister. Tragedia in un appartamento di Palermo. Una donna ha ucciso il marito e poi si è sparata in casa. In via Notar Bartolo. Le vittime dell'omicidio-suicidio sono Laura Lupo, agente della Polizia Municipale di Palermo di 62 anni e il marito commercialista di 66 anni, Pietro Delia. Inizialmente non si capiva chi avesse commesso l'omicidio, per poi farla finita, ma nel corso del sopralluogo la donna è stata trovata con una pistola in pugno. È probabile dunque che a sparare sia stata lei. A dare l'allarme la figlia della coppia che non riusciva a parlare con i genitori, i vigili del fuoco aprendo la porta di casa della coppia hanno trovato i corpi. Sgomento e incredulità tra amici e colleghi della coppia, siamo sconvolti. La nostra collega era apprezzata da tutti e non avremmo mai pensato ad un epilogo così tragico. Aspettiamo di comprendere cosa sia successo. Ma a caldo posso dire che nessuno di noi poteva immaginare una sciagura di questo tenore. Laura era una persona stimata alla quale volevamo tutti bene, dice Nicola Scaglione, segretario provinciale del CSAE e collega di Laura Lupo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.